Lone star, where are fermo, se no vado avanti tutta la mattina. Quando suono questo tipo di arrangiamenti così, andrei avanti tutto il giorno, perché è veramente divertente suonare questo, usare questo modo di suonare. Allora ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi vi faccio vedere un po' come fare un arrangiamento per chitarra country. Come vedete avremo un pezzo di Norah Jones, quindi partiamo da un brano di Norah Jones che ha già questo tipo di mood. Lone Star si intitola, e vedremo alcuni elementi appunto di chitarra country, quindi il Carter Lick, questo sarebbe con la tecnica dello spennellamento, la tecnica brushing. Carter Lick possiamo farlo o plettro, ora non ho il plettro ma è uguale, sto usando il plettro come se stessi usando il plettro. Questo è il Carter Lick, cioè tun cha cha tun cha cha tun, un colpo sui bassi e due pennate sui, più sui cantini, quindi poi tecnica invece, così a plettro, tecnica spennellata, spennellando così con l'indice e facendo i bassi con il pollice. E dopodiché vedremo anche quindi il giro d'accordi di Norah Jones e come poter mettere quindi dentro a questi accordi e fare non sta. Testo non lo so, e noi andremo a mettere quindi dentro a questi accordi anche la melodia. Ok ragazzi, allora queste sono le basi della chitarra moderna. Come devo fare a spiegarvelo? Lo dico sempre, ma vabbè. Le basi della chitarra moderna, quindi della chitarra acustica, della chitarra rock e tutto ciò che viene dopo, sono basi black e white, quindi blues e country. Ai miei allievi faccio sempre studiare delle buone basi, devono avere delle buone basi di blues e di country, se volete suonare
moderna, chitarra moderna, chiaro? Ma anche se suonate la chitarra classica, io ve lo consiglio, fatevi delle basi, almeno conoscere, ecco, basi di chitarra blues e country. Poi fate quello che volete, ma almeno avete delle basi solide. E quindi questo Carter Lick è uno dei fondamenti della chitarra country. Allora, il Carter Lick ve l'ho detto, quindi colpo sui bassi e doppia pennata sui cantini. Attenzione, perché avere anche il suono giusto, anche così a plettro, non è semplicissimo. Deve essere credibile. Quindi sarà un quarto, due ottavi, un quarto, due ottavi. Tum, ta, ta, tum, ta, ta, tum. Questi due ottavi potranno essere o dritti, tum, ta, ta, tum, ta, ta, tum, ta, ta, tum, o swing, tum. E così è col plettro. Con la brushing technique è uguale, pollice sui bassi e indice che spennella sui cantini. Quindi cominciate a prendere confidenza con questa tecnica. Attenzione al sound giusto, eh? Ok? Il giro d'accordi su cui ci muoveremo è il seguente. È un classico giro d'accordi arcaico che deriva dal ragtime, dal country blues. Do maggiore, fa maggiore, do maggiore per due battute. Poi andremo a sol, mi maggiore, la minore, la basso sol, re 7 basso fa diesis. Poi di nuovo sol, mi, la, basso discendente, fa, sol, do, sol e si torna a do. Quindi una battuta di do, una di fa e due di do. E sono quattro battute. Poi sol, na, na, mi maggiore, la, due quarti di la, one, two, due quarti di la basso sol, la minore basso sol, poi quattro quarti di re 7, questo è un re 7, immaginatevi, però lo facciamo in questo modo qua, col basso fa diesis, quindi un primo rivolto, do, la e fa diesis. La prima corda non la tocchiamo, poi torniamo a sol, mi, la, di nuovo la discesa del basso, fa, sol, do, sol, e qui. È un giro d'accordi molto bello, uno standard quasi, tanti l'hanno utilizzato, fa primo grado, quarto grado, primo grado, poi va al quinto, poi va a mi maggiore che è dominante del relativo minore, quindi della minore, qui c'è un basso discendente, bellissimo, poi rifà sol, quindi riprende stessa cadenza sulla minore, basso discendente, che stavolta però scende ancora e va a fa, e poi fa una cadenza composta, 4-5-1, fa, sol, do, questo è il giro d'accordi, ve lo sdrumate anzi bene, con la col Carter Lick in swing, tum, chuck, tum, chuck,
con groove, mi raccomando, e con la tecnica del pennello, deve essere già buono fatto così, deve essere già bello solo l'accompagnamento. Poi in questa brushing tecnica, volendo, possiamo aggiungere anche la percussione. Quando diamo la prima pennata dei due ottavi con l'indice in giù così, diamo anche il colpo. Pollice, indice in giù, intanto diamo il colpo così. Si può fare anche quello, ma in questo caso io non lo metterei, la farei ancora più morbida. Se studiate chitarristi come Mark Knopfler, ma anche più moderni come John Mayer, i pezzi per chitarra acustica sono tutti fatti così, no? E quindi tutti che vanno ad attingere alle origini, blues e country. La melodia su questi accordi sarà Do, Mi, Fa, La, Sol, Re tirato a Mi bemolle, bending, e poi Do. Anche qua possiamo vedere degli elementi, delle radici. Questo Re tirato a Mi bemolle è la terza minore di Do, e quindi la terza blues. Re minore, cioè Mi bemolle, scusate, terza minore, e Mi maggiore. È Mi naturale che è il maggiore qui. Questo sapore che sentite di Stati Uniti è la terza minore su un accordo maggiore, quindi Do, Mi, Fa, La, Re, Sol, Mi bemolle, Mi, Re, Do, Do, però non è proprio Mi, Mi bemolle, così è tirato, poi facciamo Re, Re, Sol, Mi, Re, Do. Di nuovo Re, Re, Mi, Re, Do. Poi andiamo a chiudere con Do, Do, Re, Do, Si, Do. Questa è la melodia. Quindi cominciate a vedervi un po' la melodia, poi cominciamo a mettere la melodia, a cercarla dentro gli accordi. Quindi avremo Do, Mi, diventa insieme, poi Fa, La, che dobbiamo farlo stare su Fa. Allora prendiamo il Fa in questa posizione qui. Avremo quindi il Fa sulla seconda corda e La sulla prima. Quindi Fa in posizione di Do, La, Sol. E torniamo all'accordo di Do. E poi sull'accordo di Do facciamo questo Mi bemolle tirato, poi abbiamo sul Sol, facciamo cantare il Re, sul Mi canta il Mi acuto, Re, Do, di nuovo. Fa, c'ho Do qui, ho messo delle variazioni sul Mi per fare Mi, Mi, Re, Do, che va alla minore, Mi, Mi, Mi. Ho fatto questa variazione, quindi ho preso il Sol diesis, la terza maggiore del Mi, che è questa,
L'ho presa dalla terza minore, dal sol naturale. Per dare un nuovo sapore blues. Poi di nuovo re. Poi la seconda volta ho fatto questa variazione qui. Sol diesis si, qui su nono di, su nono settimo. Mi sol diesis e vado al fa mi. Ma avremmo potuto anche fare questo sol diesis di nuovo, che è terza maggiore di mi, prenderlo col sol naturale tirato e poi di nuovo prendere sulla minore questo mi bemolle di prima che abbiamo preso sul do. Notare come se io faccio sulla minore il mi bemolle, che è la quinta bemolle, quindi nota blu in minore. La nota blu nella tonalità in la minore è la quinta bemolle, cioè il mi bemolle. Mi seguite? Se io sono in la minore, la quinta blu è questa. La quinta bemolle. Do maggiore, che è la stessa tonalità, però relativo maggiore, la quinta blu nella tonalità maggiore è la terza minore, che è sempre mi bemolle. Quindi la nota blu è sempre la stessa, che diventerà quinta bemolle in la minore o terza minore in do maggiore. Avete capito? Quindi queste sono le variazioni. Boh, adesso andiamo a metterlo sul Carter Lick. Cominciamo con do, mi insieme al basso e poi facciamo le due spennellate. Ok? Una volta che avete capito la melodia, sugli accordi, e avete capito questo, cercate di metterli insieme, quindi do, mi, falla, falla. Ok? E qui. Se ho bisogno di una nota singola al canto, la pizzico anche. Per esempio qui vedete re, re, pizzico. E poi vado avanti col Carter Lick. Metto anche delle note ghost. Quindi lento. Facciamo le variazioni.
fermo, se no vado avanti tutto il giorno. È troppo bello da suonare. Perché ha dentro molto groove ritmico. Si può anche ballare questa musica. Vi racconto un aneddoto su questo pezzo. Quando insegnavo in una scuola un po' di anni fa, una scuola di musica, avevo organizzato un gruppo di ragazzi, c'era una violinista, il mio allievo chitarrista e un pianista, e avevo preparato un arrangiamentino di questa canzone da fare al saggio. Erano ragazzini, avranno avuto prima media, seconda media, e lavoravo in collaborazione poi con l'insegnante di pianoforte, l'insegnante, le due insegnanti quindi di pianoforte, la Elsa, era, che saluto se mai dovesse vedere questo video, e l'insegnante di violino. Insomma, durante le prove un giorno dissi: ragazzi, se vi viene bene come vi è venuto adesso, vi giuro che mi sdraio per terra al saggio. Oh, non gli è venuto bene il pezzo alla fine, davanti a 100 persone, la Elsa: no, no, l'hai detto e adesso ti sdrai per terra. Oh, mi sono sdraiato per terra al saggio finale davanti a 200, a 150 persone, tutti gli studenti, mi sono sdraiato per terra. È giusto, quando uno dice una cosa, bisogna stare attenti prima. Tanto non mi interessa. Tanto che sono pazzo, lo sanno tutti. La musica, questo ed altro. Bisogna farli un po' pomparli, gli studenti. Quindi l'insegnante se l'ha detto a lezione, si sdraia per terra al saggio, sul palco, alla grande. Ciao, alla prossima, spero che vi piaccia questo modo di suonare. So che non sarà molto instagrammabile, ragazzi, ho scaricato l'applicazione di Instagram, ho visto come funziona Instagram, perché prima ce l'avevo ma andavo su Google, digitavo Instagram e poi entravo. Invece, avendo l'applicazione, ho visto i Reels, ho visto varie cose che fanno vedere, tutto sensazionalistico. So che questo tipo di pezzi qui forse non è tanto instagrammabile, ma non mi interessa, anzi, dopo aver visto un po' di Reels, ho sentito proprio il bisogno di tornare a studiare blues country alle origini. Le origini, ragazzi, questa musica fatta così. D'altronde, guarda, stai un'ora su Instagram, praticamente vai in depressione una settimana, cioè è normale, è come se vedessi sempre dei Superman che fanno cose, ma non è così la realtà. Ciao, alla prossima, ciao.